ricordo di Alessia Ballini a 10 anni dalla sua scomparsa, giovedì 2 febbraio, la celebrazione nel comune di Scarperie e San Piero, alla presenza di numerosi amici e colleghi. Un processo prima della scarcerazione dell'imputato nell'omicidio di Niccolò Ciatti, ucciso in Spagna a Lloret de Mar la notte del 12 agosto del 2017, si unanime a una mozione che vede come primo firmatario il consigliere Francesco Torselli e che impegna la regione a sollecitare le autorità spagnole. Sono passati 10 anni, però sarebbe bene ripensare a 10 anni fa. Cioè a come un po' ci siamo salutati, anche un po' a quello che poi si è riusciti ognuno nel suo piccolo magari a portare avanti. Un ricordo istituzionale non solo nel giorno del 10° anniversario della sua scomparsa. Il 2 febbraio del 2011, dopo una lunga malattia, se ne andava Alessia Ballini, assessore provinciale, regionale e sindaco del comune di San Piero Assieve, dal 1919 al 2009. Nella giornata di giovedì, le istituzioni hanno voluto ricordare la figura di Alessia con una commemorazione presso il cimitero del comune mugellano di Cortevecchia. Donna forte e coraggiosa, combattente, alleata, complice e soprattutto amica. L'hanno descritta così i tanti colleghi, amministratori regionali e sindaci di quegli anni, accorsi a celebrare il suo ricordo e le sue battaglie, dalla lotta per le unioni civili al sostegno della cooperazione internazionale. Presente una delegazione del Consiglio regionale alla presenza del presidente dell'Assemblea Toscana Antonio Mazzeo, della vicepresidente della Regione Toscana Stefania Saccardi e di numerosi consiglieri. È stata una giornata emozionante, mi ha toccato molto e che, vista anche la grande partecipazione, nel rispetto di tutte le distanze e le normative, ho ritrovato esattamente il perché abbiamo ricordato oggi Alessia Ballini. Il suo impegno, fare politica mettendosi a disposizione degli altri, ascoltare, fare in modo che i giovani, specialmente i più giovani, si potessero impegnare in politica sapendo davvero che è il modo migliore per contribuire a cambiare le proprie comunità. Io ho preso un impegno oggi, l'impegno di intitolarle la nuova scuola di formazione politica che faremo come consiglio regionale. Ho in mente di fare questo perché i giovani possano avvicinarsi alla politica così come voleva Alessia. Una donna forte, una donna coraggiosa, una donna che è sempre stata in prima linea sui temi di frontiera, quelli in cui chi si impegna in politica di solito si tiene lontano, perché sono quelli che danno meno consenso ma possono cambiare il mondo. E quindi a 10 anni di distanza abbiamo voluto ricordarla e onorarla. Oggi non è una commemorazione, è il modo con cui noi possiamo, come ricordo spesso, il nostro simbolo è il Pegaso. Pegaso alato, con le sue gambe nella storia, nelle nostre radici, tradizioni, valori, ma con le ali che guardano al futuro, quel futuro per cui si è sempre impegnata, migliore per cui si è sempre impegnata Alessia. Non può essere un ricordo istituzionale, in realtà per me Alessia era prima di tutto un'amica, una persona con le sue spicolosità, particolarità, ma di un'intelligenza, di una sensibilità, di un'attenzione agli altri e di una capacità politica rara. È una persona che ha interpretato la politica e la vita in un modo tutto suo, originale, e forse per questo è rimasta nei cuori di tutti noi, sicuramente ancora dopo 10 anni è ancora un punto di riferimento per tanti di noi, per me che mi domando quando accade qualcosa sempre chissà cosa avrebbe detto, chissà cosa avrebbe pensato, e quindi di fatto siamo qua a ricordarla, ma nella sostanza non è mai andata via. Ho letto questo pezzo dell'articolo, di un articolo che lei scrisse su Repubblica e che è perfetto per descrivere il senso delle istituzioni che aveva. È un pezzo che io ho utilizzato negli incontri che facevo con tanti amici della sanità, con tanti collaboratori della sanità, per spiegare qual era l'idea che lei aveva della nostra sanità e qual era l'idea che lei aveva delle istituzioni. E lei scriveva così: da quando la mia vita ha svoltato e mi hanno consegnato una nuova carta d'identità, quella che ognuno di noi ha in tasca e che chi è fortunato non dovrà mai tirare fuori, ho capito il significato impagabile, incomparabile di una sanità pubblica efficiente e universale,
l'istituzione che si fa carico di te quando tu non puoi, lo Stato che ti affianca, che ti sorregge quando ne hai bisogno, che tu sia ricco o povero, comunitario o extra, uomo o donna, religioso o ateo, questo è lo Stato che voglio. Questa è l'idea delle istituzioni che ci consegna e che è valida ancora oggi. Io ho avuto la fortuna di conoscere Alessia alle prime armi, quando in provincia ci siamo conosciuti, e il ricordo più bello in realtà è stamani mattina la testimonianza di tantissime persone che a 10 anni di distanza sentono ancora tutto quello che Alessia ci ha insegnato, soprattutto i rapporti umani, al di là del suo impegno nei diritti delle persone, di tutte le battaglie che ha fatto e che ci ha insegnato. Ma ripeto, la cosa più bella era vedere tante persone distanziate in rispetto delle regole qui stamani mattina a ricordarla a 10 anni di distanza. La regione si impegnerà a chiedere giustizia per Niccolò Ciatti, il 22enne toscano ucciso il 12 agosto del 2017 in una discoteca a Lloret de Mar in Spagna mentre si trovava in vacanza con gli amici. La prevede una mozione in merito alla richiesta della famiglia di Niccolò Ciatti affinché il processo in Spagna riguardante il figlio giunga a una conclusione prima della scarcerazione dell'imputato, che è stata approvata dall'Aula del Consiglio regionale con voto favorevole e unanime. L'atto, che vede come primo firmatario il consigliere Francesco Torselli di Fratelli d'Italia, impegna infatti il presidente e la giunta regionale a sollecitare le autorità spagnole affinché il processo, che vede quale principale imputato Rasul Bissultanov, si concluda prima della scadenza dei termini di carcerazione preventiva dello stesso cittadino ceceno, ossia entro agosto del 2021. Impegna inoltre ad adoperarsi presso le autorità competenti italiane e spagnole per significare la loro legittima e condivisibile preoccupazione della famiglia di Niccolò Ciatti, ossia che, qualora terminasse la carcerazione preventiva, il cittadino ceceno possa diventare latitante e far perdere le proprie tracce. Torselli ha ricordato in aula come il pestaggio senza motivo di Niccolò in una discoteca di Lloret de Mar ad opera di un gruppo di cittadini ceceni si configuri come un omicidio, perché il principale imputato, atleta esperto di arti marziali, ha sferrato deliberatamente colpi che sapeva potevano essere mortali e ha chiesto che tutte le istituzioni siano a fianco della famiglia di Niccolò. Il rischio enorme che ad agosto del 2021 l'omicida di Niccolò Ciatti possa essere rimesso in libertà ha spinto Fratelli d'Italia a presentare un atto sul quale abbiamo trovato la convergenza di tutto il Consiglio regionale. Ringrazio i colleghi Merlotti, Vannucci e Galli che l'hanno anche voluta sottoscrivere. È una mozione che altro non fa che impegnare la Regione Toscana al fianco degli altri enti, penso al Comune di Scandicci, penso al Governo nazionale, perché i ministri Bonafede e Di Maio si sono sempre mossi in questa direzione e quindi, pur non facendo parte della mia forza politica, riconosco loro un impegno in questa direzione. È assolutamente necessario che l'Italia come Stato pretenda che il processo all'assassino di Niccolò Ciatti venga celebrato entro l'agosto di quest'anno, perché sarebbe intollerabile e inaccettabile che questo signore, che ha deliberatamente ammazzato Niccolò, fosse rimesso in libertà. Perché se questo viene rimesso in libertà da un carcere francese, stiamo parlando di un cittadino ceceno, questo il giorno dopo è un latitante. E alla famiglia Ciatti noi facciamo anche il secondo torto, dopo quello di aver visto la scomparsa del loro figlio, vedere anche un processo senza l'imputato seduto al tavolo degli imputati, e questo sarebbe intollerabile per l'Italia tutta. Quindi la Spagna ha voluto legittimamente tenersi il processo in terra spagnola, adesso lo celebri e lo celebri nei tempi adeguati. Oggi il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità, su proposta del collega Torselli, con firma mia e del collega Galli a sostegno di questa mozione, la richiesta che impegna il Presidente Giani e la Giunta della Regione Toscana a sostenere la legittima richiesta della famiglia e del Comune di Scandicci riguardo a un impegno nei confronti della Spagna affinché si arrivi prima di agosto prossimo, prima di agosto 2021, a processo nei confronti del ceceno che è attualmente in carcere per l'omicidio di Niccolò Ciatti, avvenuto l'11 di agosto del 2017 in discoteca Lloret de Mar. Poi Niccolò
morirà purtroppo il giorno dopo, il 12 di agosto del 2017. E quindi io, conoscendo anche personalmente la famiglia, essendo anche di Scandicci, ho vissuto appieno tutta questa tragedia e chiaramente c'è un rapporto di vicinanza personale anche alla famiglia, ma questo non conta, ciò che conta sono le istituzioni. Quindi io davvero devo ringraziare il sindaco del comune di Scandicci, tutta l'amministrazione comunale e tutte le istituzioni che nel tempo sono state vicine alla famiglia di Niccolò, al padre Luigi, alla madre Cinzia, alla sorella Sara, agli amici più stretti e ai familiari più stretti, indipendentemente dal colore politico. Infatti anche l'approvazione all'unanimità di questa mattina in aula significa questo, perché si è vicini alla famiglia cercando di dare concretezza ad una legittima richiesta, portare a processo l'esecutore materiale dell'omicidio, perché di questo si tratta, di Niccolò Ciatti, e possibilmente anche impegnarsi per portare a processo anche i due coautori, perché poi erano tre le persone che hanno perpetrato questo gesto delittuoso, l'omicidio appunto di Niccolò. Sì, ho firmato con grande convinzione questa mozione per chiedere giustizia nei confronti di Niccolò Ciatti. Dobbiamo pretendere che questo avvenga, deve avvenire tempestivamente, deve avvenire mediante una relazione forte con le autorità anche spagnole, e questo deve avvenire nelle prossime settimane. Lo chiediamo con forza, è corretto e importante che tutte le forze politiche si stringano intorno alla famiglia per chiedere giustizia per quello che è stato un attentato violento nei confronti di un nostro ragazzo toscano. Credo che sia un atto doveroso, perché dobbiamo stare vicino moralmente, ma noi come assemblea regionale anche politicamente, affinché venga fatta giustizia. Giustamente il consigliere Torzelli ha specificato tutte le procedure giuridiche che stanno succedendo in Spagna. Noi abbiamo, secondo me, il dovere, ripeto, morale, di fare in modo che il nostro governo insista affinché venga fatta giustizia, ma soprattutto che non avvenga il 12 di agosto prossimo la scarcerazione di questo individuo, perché il rischio potrebbe essere quello che lui possa anche poi dopo trovare sistemazione altrove e non essere più dopo perseguibile. Per cui credo che assolutamente debba essere fatto un processo, debba essere fatto nei termini e nei tempi più vicini. Dopodiché, ecco, io sono personalmente vicino alla famiglia di Niccolò, tra le altre cose è un nome che ci lega, è un nome, e mando un abbraccio forte a tutta la famiglia.